Buonasera a tutti, introduciamo la seconda intervista ai nostri esperti, il nostro caffè è un esperto e questo pomeriggio andiamo a farci appunto questa chiacchierata con il professor Francesco Macagno che lavora al Policlinico Gemelli di Roma e il professor De Matteis che faranno, insomma, ci accompagneranno nello scoprire un pochettino la gestione del paziente ospedalizzato con BPCORI acutizzata. Il nostro, diciamo, incontro verterà tra NIV e terapia inalatoria per vedere un pochettino come arrivare all'utilizzo appunto sia della ventilazione meccanica non invasiva e quando invece appunto la terapia inalatoria sia appropriata a livello sia di ospedalizzazione che nel paziente, insomma, ambulatoriale e poi a domicilio. E quindi a questo punto passo la parola alla dottoressa Ara, che è la nostra responsabile nazionale dei giovani FADOI, per introdurre la prima domanda. Pomeriggio a tutti. La prima domanda che vorremmo porre ai nostri esperti riguarda la ventilazione non invasiva e il paziente con BPCORI acutizzata. In particolar modo, noi sappiamo che quando iniziamo un trattamento con ventilazione non invasiva nel paziente con BPCORI acutizzata, sarà sicuramente un trattamento che non dura poche ore, ma dovremo impostare un programma ben preciso, ma anche e soprattutto un programma poi di svezzamento dalla NIV. Quindi la domanda è proprio questa: quali sono i criteri con cui ventilare un paziente con BPCORI acutizzata e come impostare poi un programma di svezzamento e soprattutto come fare a valutare quei pazienti che hanno invece che in cui la ventilazione non invasiva fallisce. Grazie. Domanda estremamente ben posta perché, come raccomandano i proverbi, chi ben comincia di solito finisce altrettanto bene, mentre l'opposto, quando iniziamo male una cosa, sicuramente finisce peggio. Quindi, come impostare un setting ventilatorio, ovviamente deve essere sempre valutato al momento sulle condizioni del paziente. Quando oramai non sono più garantiti gli scambi, aumentano i livelli di anidride carbonica, la funzionalità renale non effettua più un meccanismo di compenso sufficiente, devo intervenire e l'inizio di solito è un supporto ventilatorio attraverso un dispositivo per ventilazione meccanica non invasiva. Quindi le prime cose da fare sono impostare i parametri pressori che garantiscano un volume corrente sufficiente a garantire un'adeguata clearance della CO2, il tutto con un comfort sufficiente da parte del paziente. In fase iniziale magari dovrà essere generoso sia con le pressioni inspiratorie ed espiratorie che con i livelli di ossigeno somministrati, per poi andare via via a ridurre sia il supporto pressorio che la somministrazione di ossigeno per evitare di indurre un danno da ventilazione meccanica non invasiva. E quali possono essere sostanzialmente questi danni? Sostituire in maniera eccessiva l'attività respiratoria del paziente o danneggiare proprio il polmone per le eccessive pressioni utilizzate. Quindi nel nostro setting ventilatorio la prima cosa da impostare sarà un programma il più possibile spontaneo, quindi di solito le ventilazioni sono effettuate in PSV, che garantisca una buona qualità e un buon comfort del paziente, senza andare a cercare eccessivi e troppo rapidi miglioramenti sull'emogas analisi. Buoni livelli di saturazione, buon comfort del paziente sono le prime garanzie che la nostra ventilazione meccanica sarà efficace e ovviamente emogas analisi seriate in cui si noterà un progressivo, anche se lento, una progressiva e lenta riduzione della CO2 ci garantiranno il maggior successo, almeno nelle fasi iniziali. Sostanzialmente, circa un 20% dei pazienti BPCO viene ospedalizzato e ha un'ipercapnia acuta, quindi è una discreta quota di malati BPCO da trattare. Dando per scontato che c'è stata dapprima l'ottimizzazione del trattamento medico, e quindi oncolitici, trattazione, anche ricerca della causa che ha determinato la stessa riacutizzazione, che potrebbe non essere infettiva anche. Se si è fatti tutti questi passaggi e il paziente resta ipercapnico, ci sono delle indicazioni abbastanza note che peraltro abbiamo anche più volte riportato nei corsi FADOI organizzati da me insieme a tanti altri amici internisti e pneumologi. Sostanzialmente, un primo dato che
messaggio che va dato al giovane pneumologo internista che si approccia alla ventilazione è che non si ventila il paziente BPCO ipercapnico, ma col pH normale. In questo caso bisogna intensificare il trattamento medico, stare pronti all'occorrenza, ma non iniziare il trattamento. Se ne vedono di queste situazioni, quindi non, questo è proprio chiaramente un errore. Osservare il pH, quindi se il pH tende all'acidosi, quello è il punto di inizio del trattamento, anche a fronte di una PCO2 non particolarmente elevata, perché lo squilibrio del pH, come sappiamo, sa significare tante altre modifiche del metabolismo che esprimono molto di più la severità della situazione. La dispnea è un'altra indicazione clinica, un paziente fortemente dispneico, una frequenza respiratoria alta, 24-28 di frequenza respiratoria, sono situazioni che inducono a questo. La letteratura ci dà sostanzialmente le indicazioni del pH fra sotto a 7,35 e sopra 7,25, ma si può disquisire. Io direi che per chi si approccia per la prima volta, fra 7,30 e 7,35 è un range corretto. Sotto quel livello bisogna capire in che struttura ospedaliera organizzativa ci si trova, perché se non si ha a fianco una rianimazione, una terapia semi-intensiva respiratoria, direi che non è prudente ventilare al di sotto di certi parametri, o se non si ha una sufficiente esperienza, perché l'esperienza, la pratica possono anche far spingere un po' più in là. E la frequenza respiratoria intorno ai 20-24. Questi sono i cardini. Naturalmente, fermo restando che le indicazioni principali sono la BPCO, la malattia della gabbia toracica, l'obesità, ipoventilazione e le patologie neuromuscolari, che però mi permetto di dire sarebbero da lasciare allo specialista pneumologo, perché offrono difficoltà maggiori, non è soltanto una questione di pH o di CO2 elevata, c'è una difficoltà proprio anche nel settaggio della macchina. Come ci possiamo comportare invece nel caso in cui la NIV fallisca? E quindi fondamentalmente nel momento poi del fallimento, se possiamo considerarla comunque a scopo palliativo oppure no? E la gestione a quel punto del sintomo del paziente per condurlo in una strada di palliazione efficace. Assolutamente sì, la ventilazione meccanica non invasiva, quando anche non dimostra una sua efficacia sugli scambi intrapolmonari dei gas, si dimostra un ottimo strumento di palliazione, in particolare nella riduzione della dispnea e nell'associazione spesso a farmaci che sono considerati farmaci antidolorifici maggiori come la morfina, in particolare quasi tutti gli oppiacei, o alcune benzodiazepine a breve emivita, sono in realtà dei farmaci che, riducendo la frequenza respiratoria e migliorando l'aderenza alla ventilazione meccanica non invasiva, in realtà spesso hanno un effetto sinergico del tutto inaspettato e quindi un miglioramento in realtà di quello che è l'aderenza del nostro paziente al supporto non invasivo e poi a un miglioramento anche degli scambi intrapolmonari dei gas. Quindi quelli che sono farmaci che noi consideriamo farmaci palliativi, in realtà molto spesso hanno un'efficacia che va oltre le attese. Ovviamente il dosaggio deve essere tale da garantire a un paziente un comfort e quantomeno un'assenza di dolore, una riduzione significativa della dispnea, e spesso questi farmaci possono essere associati. In particolare noi utilizziamo queste associazioni per le quali è indispensabile comunque un monitoraggio saturimetrico, un'assistenza comunque in ambito quantomeno monitorizzato, ma molto spesso il comfort del paziente ci fa ottenere risultati spesso in fase iniziale insperati. Quello che è importante è fare un'esperienza che deve essere assolutamente personale sulla somministrazione continuativa di questi farmaci e superare un po' quelle che sono le paure che noi abbiamo, almeno basate sulle nostre conoscenze pregresse, perché l'esperienza ci insegna sempre cose diverse da quelle che magari in fase iniziale noi ci aspettiamo. Quindi utilizzare questi farmaci, oltre che confortevole per i nostri pazienti e indubbiamente umano, spesso è un contributo fondamentale sull'efficacia del risultato. Proseguendo su quanto già detto, intanto direi che darei due nozioni sullo svezzamento, cioè una volta iniziata la NIV, una volta trattato il paziente,
quando cominciare a pensare di togliere la NIV al malato, quindi quando poter fare lo step down. E in linea di massima, dopo circa 3-4 giorni, si può cominciare a riflettere di staccare il paziente. Lo si fa per gradi, cioè lo si stacca per qualche ora al mattino, poi lo si stacca al pomeriggio, si vede, lo si monitorizza in parametri semplici. Fra questi il più semplice da trovare è la frequenza respiratoria, che è sensibilissima per dirci se il paziente andrà meglio oppure no, e la saturazione. Successivamente si provano a togliere un po' nelle ore notturne, quindi quando si è fatto questo percorso si vede che il malato regge la sua funzione respiratoria senza il supporto meccanico, allora si può cominciare a dire che stiamo intorno allo svezzamento, la persona si è sganciabile dalla NIV. Sganciabile dalla NIV soprattutto su base clinica, come vi sto dicendo. Non bisogna focalizzare lo svezzamento, il distacco dalla NIV sul parametro CO2, perché in realtà non è quello che ci sta interessando, semmai di nuovo è la normalizzazione del pH. Un segnale precoce dopo qualche ora di NIV è proprio dato dal pH che tende a risalire e dalla modifica dei bicarbonati, così come un segnale precoce di squilibrio metabolico dello scambio dei gas è dato dai bicarbonati che salgono rispetto a una blanda CO2. Questo è un dato che si può vedere soprattutto nelle sindrome di obesità e ipoventilazione, in cui la mattina lo si vede quasi normocapnico con valori di CO2 di 45-46, ma se uno guarda i bicarbonati li trova anche a 40, segnale che di notte ipoventila così forte, così in modo massiccio, che il rene compensa nell'arco dei giorni e fa salire i bicarbonati. Quello è già un indice di iniziare una ventilazione notturna. Comunque, detto questo, quindi stop con la ventilazione se c'è normalizzazione dei parametri clinici. Il pH tende leggermente meglio e la CO2 pian piano anch'essa tornerà ai livelli di partenza. Attenzione ai BPCO cronicamente ipercapnici, ai quali non bisogna riportare la CO2 nella normalità, ma farli rientrare in un range intorno ai 50-55. E questo discorso, queste considerazioni si portano a loro volta al discorso del fallimento. Il discorso del fallimento che può essere un'acidosi persistente, per cui dopo alcune ore di trattamento vediamo fisso questo parametro. O peggio ancora, un'acidosi in peggioramento che ci scende di pochi punti. Poi ci sono le asincronie paziente-ventilatore, c'è una persistente ipossemia, potremmo anche avere una situazione di miglioramento dello stato acidotico, ma una persistente ipossemia difficile da recuperare è un segnale che ci deve mettere in allarme, c'è qualcosa su cui la ventilazione non sta dando il suo contributo. Le perdite eccessive legate a vari fattori su cui non ci addentriamo si può rimandare sempre al corso. E il cambio anche dello stato di coscienza, il paziente che per qualche motivo scivola da uno stato di vigilanza, da un Kelly di 3, che è quello ottimale, a un Kelly di 4, 5, a un Glasgow di alto, insomma, di 8. La bradipnea, per esempio, se incominciamo a notare che il paziente abbassa la frequenza respiratoria, questo è un indice importante, potrebbe seguire un improvviso arresto respiratorio, e le condizioni cardiocircolatorie. Questi sono tutti parametri che vanno monitorati perché sono predittivi di fallimento della NIV. Fallimento della NIV che dovremmo anche distinguere in immediato, precoce e tardivo, l'immediato nell'arco di 1-2 ore. Tant'è vero che si suol dire che la prima emogastanalisi la si può fare già dopo i primi 40-50 minuti per vedere come va. Poi ce n'è uno precoce nell'arco delle 2 ore 36-48 e c'è il tardivo alle 48 ore. Quindi, come si può vedere, ci può essere un'apparente finestra buona e poi a 48 ore di distanza vediamo cambiare le condizioni. I criteri sono sempre gli stessi. Un altro criterio utile, che non è legato a quelli precedenti, è il rapporto PA2-FiO2, che se dovesse peggiorare, quindi segnalare che c'è un alterato scambio di ossigeno, è un indice che ci deve allarmare. E qui si apre sempre il discorso del cutoff per stabilire chi deve rimanere in medicina interna, chi deve stare in una semi-intensiva e chi deve andare in rianimazione. Qui si apre il discorso, il colloquio
con gli amici della rianimazione, con gli anestesisti, oppure un rapporto frequenza respiratoria, volume tidalico, che è quello che si chiama il rapido, respiro rapido e superficiale, che va a essere maggiore di 100, 105, 110. Questi sono tutti punti di allarme per un fallimento della NIV, verso il quale bisogna essere pronti. Ecco perché prima citavo il setting organizzativo. È chiaro che questo discorso fatto in un ospedale che non ha poi il supporto di una semi-intensiva comincia a essere complicato. In un ospedale che non è in grado di avere dei letti di appoggio dove intubare, comincia a essere un rischio come fare la NIV, perché poi si apre un discorso molto complesso e non è un'area tagliata a miretta, è un'area grigia. Perché la si è iniziata in un posto e non si è preso precauzione? Quindi la si potrebbe anche iniziare, ma poi comunque se non si ha a disposizione il rianimatore bisogna fare in modo: io ho iniziato la NIV, ma adesso il paziente lo devo inviare altrove, proseguire altrove quello che io ho iniziato, l'ho tolto dalla fase più critica, ma deve essere proseguito altrove. Invece per quanto riguarda la palliazione, che mi pare sia l'altro argomento, la palliazione è un discorso che non riguarda il paziente acuto, o se lo riguarda un paziente acuto che si trova in una condizione di grandi compromissioni generali, un paziente che per altri caratteri clinici potremmo definire al termine della vita, un paziente terminale, quindi magari un paziente cachettico, terminale per la sua malattia respiratoria o terminale per una serie di comorbidità, dallo scompenso cardiaco avanzatissimo a una situazione oncologica. Come criteri per iniziare una palliazione, che non ha linee guida in questo caso perché non ci sono documenti ufficiali attestati, un paziente gravemente ostruito, un FEV1 inferiore al 30, al 25% del predetto, un performance status molto compromesso, una capacità di deambulare limitata a pochi passi, cioè non riuscire a uscire dalla stanza, per dire non andare al bagno, uno stato di cachessia, un BMI di 28, di 18, così. Questi sono tutti i criteri in cui se c'è nel malato la dispnea, la difficoltà respiratoria, l'ambascia, la NIV insieme a tutte altre serie di criteri farmacologici può dare un certo sollievo. Lo scopo in questi casi non è, come dire, la ventilazione in sé per sé, ma è cercare di ridurre l'ambascia respiratoria e la dispnea. Dispnea che ha anche una situazione di elaborazione corticale, per cui se riusciamo a calmarlo il paziente comunque ha una qualità di degenza superiore o di vita domiciliare superiore a malato similare. Volevamo chiederle intanto come trattiamo l'eracutizzazione della BPCO durante un ricovero. E visto poi le scarse aderenze sulla terapia aerosolica a questo punto, qual è la terapia, la strada giusta che possiamo intraprendere? E quindi se esiste un ruolo della terapia inalatoria precoce, viste tutte le nuove anche idee? Assolutamente sì. Dobbiamo continuare con le terapie inalatorie che, se possibile, devono essere mantenute, almeno quelle in corso di utilizzo già da parte del paziente, se c'è un sufficiente livello di collaborazione, altrimenti possono essere usati device alternativi allo strumento già utilizzato dal paziente, ma l'effetto della broncodilatazione ovviamente si va a sommare in maniera estremamente proficua all'utilizzo della ventilazione meccanica non invasiva. L'effetto degli antinfiammatori, ovviamente inalatori, spesso deve essere suffragato e potenziato dall'utilizzo di corticosteroidi sistemici nella fase di ricovero e nelle prime fasi della riacutizzazione, facendo solo attenzione a quelli che possono essere i pregressi storici dei nostri pazienti, quindi pregressi, fenomeni specifici o quant'altro, ci devono fare attenzione per eventuali terapie di supporto e di copertura, oppure semplicemente sulla breve durata dell'utilizzo di steroidi, che spesso non sono necessari per periodi di tempo prolungati, ma devono gestire soltanto l'acuzie. Una particolare attenzione all'utilizzo sproporzionato, che noi sappiamo e conosciamo bene, degli antibiotici, nel senso molto spesso le esacerbazioni di BPCO non sono solo ed esclusivamente sostenute da batteri, quindi insistere con terapie magari antibiotiche laddove indicatori di flogosi sono spenti, evidenze di focolai pneumonici non ci sono,
o quant'altro, spesso è controindicato. Immaginiamoci che un paziente sottoposto a ventilazione meccanica non invasiva può avere una lieve distensione dell'addome dovuto al fatto che noi non intubiamo selettivamente le vie aeree, quindi parte dell'aria che andiamo a somministrare con la ventilazione meccanica non invasiva andrà a distendere l'intestino. Aggiungere l'effetto di un antibiotico che può dare una disbiosi e peggiorare la distensione gassosa intestinale andrà a ostacolare l'efficacia della ventilazione. Quindi essere attenti, consentire alla ventilazione meccanica di avere delle pause in cui il paziente si può idratare e eliminare secrezioni, dare la giusta dose di farmaci antinfiammatori che deve essere corretta quantomeno per peso corporeo, facendo attenzione alla comorbidità, diabete, ipertensione e via discorrendo, e poi dare gli antibiotici in maniera molto oculata. Queste tre caratteristiche sono di solito quelle che ci consentono i migliori risultati, assieme alla tempistica, perché ovviamente più precoce e più veloce sarà l'inizio di una ventilazione meccanica non invasiva quando necessaria e migliori saranno i risultati che noi andremo a ottenere nel breve periodo. Migliori sono i risultati, più breve sarà la durata della degenza nel nostro paziente in ospedale, minore sarà il rischio, ovviamente supremo nelle nostre unità operative, di colonizzazione del nostro paziente da parte di germi multiresistenti. Quindi essere efficaci, essere rapidi, la migliore garanzia poi di avere un paziente che in breve tempo supera l'acuzie e può ritornare in sicurezza nell'ambito domiciliare per la prosecuzione delle terapie. BPCO riacutizzata? Sì. Lei ha detto abbiamo scarse evidenze. Io direi abbiamo pochi trial sul trattamento del paziente acuto con la esacerbazione, pochi trial perché probabilmente c'è poco interesse sull'argomento. Però chi fa pratica, chi ha lavorato in corsia e chi c'è stato, sa che in realtà l'efficacia del trattamento aerosolico c'è. Gli stessi documenti citati, da quello dell'ATS a quello europeo, le documenti di consenso come le GOLD più o meno ci riportano alla terapia aerosolica, e quindi dire se ci abbiamo evidenze nel senso stretto del termine direi di no, ma ci abbiamo chiaramente evidenze di carattere pratico. La terapia si può fare tranquillamente e credo sia complesso fare in un paziente che giunge per una riacutizzazione una terapia con un device predosato. Complesso perché il paziente è agitato, il paziente è poco collaborante, è un paziente, diciamocelo chiaramente, anziano, se non grande anziano, quindi che va molto assistito. Se c'è un reparto ideale, tranquillo, super organizzato, si può tentare, ma mediamente i reparti di medicina interna sono dei campi di battaglia e quindi si combatte con la volontà dei medici, dei giovani medici, e la volontà degli infermieri. Quindi una terapia aerosolica ben condotta trova ancora la sua efficacia, ben condotta anche con gli apparecchietti giusti, con i nebulizzatori giusti, idonei, ovviamente, fatta con l'aria compressa e non agganciando i tubi alle fonti di ossigeno, ad esempio, come mi è capitato di vedere durante l'attività lavorativa. Usando i classici broncodilatatori, sia short term dei beta 2 che gli anticolinergici, aumentandone la dose e aumentando la frequenza di somministrazione, quindi chiaramente non i 2-3 aerosol, ma anche un aerosol ogni 20 minuti nelle prime fasi, appena giunge in pronto soccorso, si sblocca. Quindi questo penso che sia una possibilità concreta. Una volta che lo si è sbloccato, forse ci potrebbe essere una via secondo l'organizzazione dei singoli reparti per iniziare ad esempio un trattamento inalatorio con un device predosato. Ma non si può pensare di usare il primo device che ci viene lasciato, che la ASL compra. Qui ci scontriamo anche con le gare d'appalto. Mi è capitato di vedere, ad esempio anche nella nostra regione Abruzzo, ci sono state gare di acquisto dei farmaci e si faceva la gara per un solo tipo di device. Ora non si può pensare che un riacutizzato che non ha capacità inalatoria utilizzi un device che richiede un picco di flusso inalatorio importante. Quello non potrà mai fare la terapia.
si ha difficoltà a fare capire agli amministratori e anche ai medici il fatto che non tutti i device possono essere per tutti. Questo vale molto per la BPCO stabile, ma vale tantissimo per la riacutizzazione. Detto questo, sì, credo che uno spazio per un'educazione ci possa essere, ma non può essere, a mio giudizio, un messaggio valido per tutti. È un messaggio valido per chi ha le capacità, le possibilità organizzative, per chi ha la possibilità di avere o un infermiere o un fisioterapista o un medico molto disponibile, che è finito il giro prima, due giorni prima, incomincia a istruire il paziente, gli dà il device giusto, sceglie la, ma quindi dovrebbe avere una farmacia interna di reparto dotata di tutti i tipi di device e poi scegliere ovviamente quello che si adatta di più. Se è molto interessato all'argomento, potrebbe anche farsi regalare o comprarsi i misuratori del piccolo flusso inspiratorio che si vendono. Quelli possono essere utili per capire se la forza inspiratoria del paziente è quella giusta per un certo tipo di device. Un po' l'incontrario della spirometria. Quando facciamo la spirometria noi abbiamo il PEF, che è il picco di flusso espiratorio, con questo apparecchietto abbiamo il PIF. Misuriamo il PIF e capiamo se lui è in grado di fare inalare e portarsi dentro il prodotto e far scattare il device. Questo sarebbe quello che c'è da fare. Io ho avuto la fortuna di avere il reparto di fisioterapia, di riabilitazione, quindi è chiaro che in congiunzione con la medicina e geriatria, di conseguenza, è una cosa fortunata. Quando questo non poteva avvenire, perché il fisioterapista non era disponibile, il mio comportamento era stato quello di dimettere, riconvocare in ambulatorio a 15 giorni o a una settimana. E lì con calma qualcuno del gruppo si perdeva i 10-15 minuti per istruire il paziente ed eventuale familiare sul giusto device, magari purtroppo cambiando quello che avevo usato fino a poco prima del ricovero, perché non era quello idoneo. E proprio in previsione poi della dimissione, quando invece dobbiamo candidare il nostro paziente con BPCO riacutizzata ad un percorso di riabilitazione respiratoria? Ove possibile, io lo raccomando sempre. La realtà, sappiamo, è estremamente diversa. Quindi un paziente che non ha un'autonomia muscolare, un paziente che è condizionato a una condizione molto vicina all'allettamento, raccomanda il trasferimento in ambito riabilitativo. E se possibile un ambito riabilitativo specialistico pneumologico, ove il supporto ventilatorio, magari adesso diventato discontinuo, può comunque essere utilizzato magari nelle fasi importanti come il sonno o i momenti di dispnea che possono avvenire. Il ricondizionamento muscolare più è precoce e più va a limitare quello che è il decondizionamento muscolare, che sappiamo essere poi la causa terminale che porta i nostri pazienti all'insufficienza respiratoria definitiva, alla dipendenza peggio ancora dal supporto ventilatorio, che in questo caso magari non sarà più non invasivo, ma spesso attraverso una tracheotomia. Quindi la riabilitazione per noi inizia con il ricovero che si ha per acuzie e deve proseguire fin tanto che il paziente riesce a garantire almeno un'autonomia nella deambulazione e sicuramente un'autonomia nel meccanismo della tosse, che è indispensabile per la clearance delle secrezioni bronchiali. Chi indirizzare? Allora, tecnicamente, da un punto di vista proprio concettuale e teorico, tutti i pazienti BPCO dopo un'ospedalizzazione meriterebbero un ciclo di riabilitazione respiratoria. Quello che cambia è il tipo di setting dove lo andiamo a fare, quindi ci può essere una riabilitazione domiciliare, laddove sia possibile avere un'organizzazione di questo genere. Ci può essere un setting ambulatoriale, il paziente viene convocato ambulatorialmente 3 volte a settimana, tutti i giorni, quello che è secondo il grado, e poi c'è una riabilitazione ospedaliera. Qui ci scontriamo intanto con le carenze dei reparti ospedalieri e con il fatto che non c'è mai stata una buona cultura sul lato riabilitativo, per cui si sono creati molti più reparti per acuti che non reparti per riabilitazione, soprattutto respiratoria. Un po' di meglio stanno i colleghi cardiologi, perché forse prima degli internisti e degli pneumologi hanno capito di più il concetto della riabilitazione
e un pochino di più i neurologi, ma tutto il resto ha poche chance. Io direi che per chi ha poche risorse, laddove si lavora con poche risorse, sicuramente il paziente molto ostruito, molto compromesso, quello che tu hai dovuto trattare energicamente, quello che hai dovuto ventilare, non è un paziente da rinviabile a domicilio. Se lo si vuole gestire meglio, è un paziente da tentare di mandarlo in una riabilitazione ospedaliera. Questo apparentemente potrebbe significare maggior costi, ma in realtà nella lunga distanza, in questo caso ci sono studi che ce lo dimostrano, il tempo di ritorno in ospedale e il tempo alla successiva riacutizzazione si allungano moltissimo, quindi il paziente guadagna tempo e quindi si riducono le ospedalizzazioni. Su questo ci sono degli studi dove si è ben provato che tutti quelli che andavano in una riabilitazione ospedaliera e proseguivano la ventilazione, fino anche poi a disabituarli alla NIV. E quindi anche qui ci sono prescrizioni di NIV domiciliare perché non si è avuto il tempo di distaccarli. E questi sono soldi spesi sulle apparecchiature, sacrifici da far fare al paziente quando potrebbe farne a meno. Questi malati qui sarebbero tutti da inviare a una riabilitazione respiratoria. Con questo intento, tutti quanti, quelli meno gravi in una riabilitazione ambulatoriale o anche domiciliare, attivando un servizio ADI di riabilitazione respiratoria, con uno pneumologo che imposta il trattamento e che li va a seguire a casa o che li segue in ambulatorio. Così come avviene per i malati cardiooperati. Guardi, nella mia esperienza ho collaborato con la cardiochirurgia di Chieti e quella di Ancona, in particolare le nostre due più vicine. Gli stessi cardiochirurghi, se non trovano posto in cardiologia, mandavano in pneumologia. Tanto la problematica era simile, il paziente aveva dispnea, aveva situazioni di compromissione respiratoria anche in virtù del. E questi non c'era cardiochirurgo che non inviasse in riabilitazione. O cardiologo dopo un grosso problema di scompenso o di cardiopatia ischemica. Se facciamo il paragone, come spesso abbiamo fatto, questo è il paziente cardiologico, questo è l'equivalente respiratorio, 5 di cardiologi dentro, un paziente respiratorio. Non aggiungo altro per commentare. Posso chiedervi, alla luce della nota 99, che insomma ha suscitato, no, anche tante discussioni, quale spazio possiamo riservare alla triplice terapia inalatoria alla dimissione del nostro paziente dopo appunto il ricovero ospedaliero per una riacutizzazione? Per definizione, un paziente che è giunto alla nostra osservazione ed è stato ospedalizzato è verosimile che sia un candidato alla triplice terapia inalatoria, quindi è abbastanza intuitivo l'importanza della triplice terapia inalatoria proprio in questa fase. Ovviamente va a collidere un pochettino con quelle che sono le indicazioni a fare una spirometria, perché noi andremo a fare la spirometria a un paziente riacutizzato, ma un errore secondo me è assolutamente procrastinabile, nel senso che è importante la valutazione funzionale del paziente pre-dimissione, perché ci farà capire poi quanto la nostra terapia gli fa recuperare e sicuramente sarà uno strumento indispensabile per il confronto con valutazioni spirometriche future. Quindi la nota 99 in questo caso deve essere secondo me affrontata come uno stimolo alla valutazione diagnostica, uno stimolo alla prescrizione del farmaco che per definizione è mirato alla riduzione della riacutizzazione e deve assumere un peso sempre più importante. Quindi non consideriamolo un ostacolo, consideriamolo un'opportunità da portare avanti e se possibile con i nostri consigli e con le nostre esperienze migliorare. Io faccio questa considerazione, ma se il paziente è stato ospedalizzato ed è un BPCO che ha richiesto l'ospedalizzazione, per il concetto stesso e per come sono state date le indicazioni anche dai trial clinici, quel paziente non può che uscire dal reparto con una triplice terapia. Non è possibile, è un controsenso, dire è entrato riacutizzato di BPCO su base infettiva, su base da scompenso cardiaco, comunque è entrato, esce con il solo LAMA o l'associazione LABA-LAMA. Minimo deve uscire con l'associazione ICS-LABA, se non con la triplice. Se lo scopo è di ridurre una successiva ospedalizzazione,
e il più possibile deve uscire con la triplice, che piaccia o no, possibilmente con un unico inalatore, non una triplice aperta. Quindi non vedo molto spazio terapeutico, lo vedo invece se lo seguiamo. Sei stato ricoverato, ti rimando con la triplice, non hai i criteri per una triplice sul lungo periodo, te li ho dati per l'evento acuto, quindi a 3 mesi o a 6 mesi ti rivaluto funzionalmente, e qui è importante perché in acuto è inutile fare una spirometria, quindi non... che facciamo una spirometria a un paziente BPCO ricoverato in medicina per un fatto acuto? Sì, se non l'ha fatta negli ultimi 5 anni possiamo pure farla, ma altrimenti non ci aiuta più di tanto. Ci aiuta molto dopo, perché se il dopo ci permette di caratterizzarlo, perché abbiamo una TAC che ci dice che è prevalente enfisema, e una spirometria che ci dice che è un FEV1 sotto al 30%, è un conto, e così via. Se è un iperinflato è un altro discorso. Quindi io vedo lo spazio della terapia, quando si è dimessi, limitato alla solita corticosteroide inalatorio, broncodilatatore a lunga distanza, a lungo termine, con o senza lama, possibilmente con il lama inserito, anche se i trial non ci vengono, questi trial che noi, l'Impact e l'Ethos, che sono i 2 più recenti, vengono, non sono su popolazione dell'ospedalizzata e dimessa, però concettualmente, se il nostro concetto è, e nei documenti viene scritto, più di 2 riacutizzazioni, una riacutizzazione con ospedalizzazione, triplice terapia, ne viene di automatico che se è ricoverato esce con la triplice. È fondamentale a quel punto che l'internista attivi l'ambulatorio di controllo su questi pazienti, se li riveda a 3 mesi o anche a 6, dipende dal tipo del paziente, faccia finalmente una spirometria di valutazione e stabilisca la terapia. È chiaro che qui si scontra un po' col medico di famiglia, perché se è una persona che chiede la spirometria perché bisogna giustificare la triplice, allora, e qui torno alla domanda più precisa, allora è chiaro che ci vuole una spirometria immediata per un fatto burocratico, perché ci hanno burocratizzato la prescrizione, diciamocelo chiaramente, è una nota che per me non ha alcun senso. Perché io potrei dare una triplice anche a uno che ha un FEV1 superiore a 50 se è stato ospedalizzato perché si trattava male, ma posto che è stata burocratizzata questa prescrizione, facciamo una spirometria semplice, documentiamo che i criteri ci sono, diamo la triplice e invitiamo al controllo dopo 3 mesi, e lì ci potrebbe essere uno step down per passare da una triplice a un ICS LABA o addirittura una doppia broncodilatazione. Vedo poco spazio per la terapia con il solo anticolinergico oggi, sempre meno spazio. Quella la vedo esclusivamente sul paziente ambulatoriale di primo riscontro, e qui soprattutto da parte del medico di famiglia. Un prodotto con cui iniziare, molto sicuro, efficace, intanto per iniziare una terapia. Sì. Grazie veramente ai nostri esperti per il tempo che ci avete dedicato, tra i 1000 impegni, le 1000 cose da fare. Sicuramente saranno molto utili anche noi per le nostre scelte future in tante situazioni. Quindi grazie e alla prossima. Grazie a voi. Grazie a voi dell'invito. Arrivederci. Grazie.